Gianni Colacione, 3 febbraio 2018, siamo alla convention della lista Più Europa in compagnia di Carmelo Palma. Carmelo Palma è candidato, abbiamo sentito alcune considerazioni anche di Benedetto Della Vedova, esperto in materia economica, lo conosciamo da sempre, fin da quando faceva le sue trasmissioni Catallassi su Radio Radicale, lo seguivamo in modo appassionato. Carmelo, gli chiediamo ovviamente se è candidato, ovviamente è candidato dove? Sono candidato per il Senato in due collegi plurinominali della Lombardia, Milano e a quello di Bergamo di Brescia, e nel collegio plurinominale del Piemonte, quello diciamo di tutte le altre province, non della provincia di Torino. Ma io penso che questa sia un'iniziativa importante, quella di oggi, di lancio della campagna elettorale di Più Europa, ma più in generale quella di questa iniziativa elettorale europeista. E penso che lo sia non per ragioni ideali o di principio, ma per ragioni molto pratiche che hanno a che fare con la vita quotidiana dei cittadini italiani. L'Europa è diventato il grande capro espiatorio dei mali nazionali. Sembra che in Italia tutto quello che non funziona dipenda da scelte o da non scelte compiute a livello dell'Unione Europea. Mentre è vero esattamente il contrario, cioè tutto quello che di buono l'Italia riesce a realizzare ed è riuscita a realizzare nel corso di questi anni si lega a scelte e a regole europee, tutto quello che di cattivo i cittadini italiani continuano a scontare sulla propria pelle, concretamente nel proprio portafoglio, dipende da scelte puramente nazionali. Facciamo degli esempi molto concreti. Oggi i pensionati italiani hanno delle pensioni in una valuta stabile. Chi prende 1.000 euro di pensione, cioè una persona relativamente povera, sa che 1.000 euro valgono 1.000 euro e varranno 1.000 euro. Se si uscisse dall'euro domani, quei 1.000 euro di pensione non sarebbero 2 milioni delle vecchie lire, ma sarebbero destinati rapidamente a svalutarsi. Un operaio di una piccola impresa dell'export italiano vive grazie al fatto che l'integrazione economica del continente, la libera circolazione delle merci, ha reso la manifattura italiana una manifattura straordinariamente competitiva sul piano internazionale, la seconda in Europa dopo quella tedesca. Se passasse la linea antieuropea dei dazi, del nazionalismo economico, del protezionismo, innanzitutto gli operai, non gli imprenditori, perderebbero una parte dei vantaggi che derivano loro dall'organizzazione economica comunitaria. La gran parte dei consumatori di questo paese vive condizioni di certezza del diritto e di sicurezza dei propri acquisti, dalla tutela dei consumatori alla salubrità dei prodotti che consuma, ad esempio quelli alimentari, perché esistono normative europee che sono in grado di garantire meglio delle normative nazionali i loro interessi. Quindi l'Europa non è un grande ideale, l'Europa è una cosa concreta che incide nella vita di tutti noi tutti i giorni e soprattutto incide in positivo. Carmelo, abbiamo spesso sentito, ma forse anche ormai da qualche anno, tu ne accennavi, il fatto appunto che il tema dell'euro, qualcuno che diceva appunto che voleva fare il referendum sull'euro, poi in qualche modo adesso si sente un po' meno perché la cosa sembra abbastanza impossibile, è sembrata subito impossibile a molti, e adesso che insomma si comincia a fare delle proposte per le campagne elettorali in questa diciamo pioggia di promesse anche un po' così fatue, questa cosa mi sembra che si senta un po' di meno. Però pensando un po' in grande, questa Più Europa in qualche modo si va anche a scontrare effettivamente non solo con questi populismi, così possiamo chiamarli, italiani, ma anche con una con il nuovo corso, tra virgolette, della politica statunitense con Trump, che in qualche modo si prospetterebbe, almeno da un punto di vista tematico, un antagonismo di Più Europa con gli Stati Uniti, il che diciamo per una tradizione in qualche modo liberale e radicale, da cui anche tu provieni, è una cosa un po' unica. No, è sicuramente vero che oggi il mondo sembra da molti punti di vista impazzito, no? L'alfiere del libero mercato, dell'integrazione economica internazionale, gli Stati Uniti d'America sono oggi guidati da un presidente che più nelle dichiarazioni che nelle scelte concrete, ma comunque punta molto sulla retorica protezionista. È vero che oggi l'Unione Europea nelle sue rappresentanze istituzionali e nella sua cultura diffusa è il baluardo del libero mercato dal punto di vista internazionale. È l'unica che immagina un libero mercato garantito
da un sistema di regole e non dalla legge della giungla, ma un libero mercato che consente di competere appunto liberamente sul piano internazionale con tutti i costi e tutti i vantaggi che l'integrazione economica comporta. Quindi difendere l'Europa anche da questo punto di vista, come tu dicevi, significa fare una scelta internazionale importante e decisiva. Oggi l'Europa non è semplicemente la cosa migliore per gli europei. Oggi questa Europa è l'unico baluardo del modello occidentale, così come noi l'abbiamo difeso, prima conosciuto e poi difeso nel corso di tutti questi anni. Una ragione in più per dire più Europa. Ti faccio un'ultima domanda, probabilmente un po' difficile, sempre un approccio un pochino, diciamo, la prospettiva un po' economica. Le due prospettive, quella della solidarietà, che anche fanno parte di questa lista, l'apertura per quanto riguarda l'immigrazione, il no ai muri, ai reticolati, e la sostenibilità economica di ciò, sono due cose che nella politica italiana e purtroppo anche in alcuni paesi europei non albergano negli stessi partiti. Cioè c'è chi è per il solidarismo, per la solidarietà, per l'apertura, e dice che bisogna poi passare i vincoli, i vari vincoli europei, perché ci sono delle spese in più, e altri appunto che invece sono contro la solidarietà per difendere diciamo la sostenibilità economica interna. Ecco, invece in più Europa queste due cose si sintetizzano in uno stesso gruppo. Qual è l'anello mancante che non hanno gli altri? Come voi da un punto di vista economico pensate che possa essere sostenibile anche da un punto di vista liberale la solidarietà, l'apertura per quanto riguarda l'immigrazione e anche lo sviluppo, non vorrei dire il progresso economico, lo sviluppo. Ma i liberali da qualche secolo provano a spiegare a quelli che liberali non sono che le politiche redistributive non possono prescindere dai meccanismi di produzione della ricchezza, perché la redistribuzione della miseria non è una redistribuzione che giova a chi ne beneficia, e che per avere delle politiche di solidarietà efficienti ed in grado davvero di garantire livelli di protezione a tutti i cittadini, bisogna avere un'economia che funziona, un'economia florida, perché la prima misura di garanzia per i cittadini non è quella di avere forme di integrazione o di sussidio qualora non lavorino, ma di avere un lavoro, avere un'economia che funziona, avere un'economia che fa crescere l'occupazione. Da questo punto di vista l'Italia vive una situazione paradossalmente rovesciata. Il welfare è un welfare parassitario, di cui usufruiscono in larghissima misura persone che non vivono in una condizione di bisogno. Dall'altra parte ci sono moltissime persone che vivono in condizioni di bisogno che non hanno strumenti di intervento sociale e di protezione. È chiaro che bisogna anche in questo immaginare un welfare delle regole, e bisogna immaginare un welfare delle regole che funzioni. Grazie a Carmelo Palma.